tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. A Ghisalda si stava scavando per la costruzione di un tratto della tangenziale est. Quando gli operai hanno trovato un tratto di terreno molto duro, gli archeologi, chiamati per un controllo, hanno scoperto così due tombe risalenti all'epoca romana. Sentiamo al telefono Stefania De Francesco, archeologa intervenuta sul luogo. Sono ritrovamenti di grande importanza storica perché confermano una capillare frequentazione, un capillare popolamento di questo territorio, dove già in passato ci sono stati ritrovamenti sia di ville rustiche di età romana che di sepolture dello stesso periodo. Le indagini sulle sepolture sono concluse perché sono state interamente scavate. In tantissimi a Orio Center ieri nel pomeriggio per vedere Giordana Angi, la cantante, si è esibita a Orio al Serio per promuovere l'uscita del suo nuovo album Voglio Essere Tua. I fan hanno potuto così vedere dal vivo la giovane cantautrice italiana che si è classificata seconda nell'ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Vediamo un momento della sua esibizione. Ed è Genova, ed è crepuscolo, una strada piccola mi porta alla luce di te, oltre mare, luccica la stella, come sei bella. Che se il mondo combatte, io invece mi aggrappo a te, all'amore mio per te, che cura ogni ferita, semplifica la vita. Ci sono diritti fondamentali per noi bambini, come quello alla vita, a crescere con i nostri genitori, a imparare a leggere e scrivere, ma è molto importante anche il diritto all'arte e alla cultura. Per questo il Comune di Bergamo ha promosso un calendario di tutte le iniziative culturali dedicate a bambini e adolescenti. Sentiamo cosa ci dice l'assessore Loredana Poli. L'assessorato all'istruzione in particolare promuove come ogni anno il calendario di tutte le iniziative che in città guardano i bambini e gli adolescenti. In questo ambito la collaborazione con Pandemonium Teatro ci aiuta a capire meglio il diritto all'arte e alla cultura per i bambini e gli adolescenti della nostra città. È uscita l'edizione 2020 del calendario della Polizia di Stato. Quest'anno la realizzazione dei 12 scatti che hanno il compito di far vedere il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato è stata affidata a Paolo Pellegrini. Le parole chiave del calendario sono passioni, impegno e servizio. Servizio è il fine ultimo di ogni nostra azione. Faro di una condotta volta a proteggere le comunità, lo Stato e i suoi cittadini, senza fermarsi mai.
Impegno. È la tenacia che ci anima nel lavorare ogni giorno, con sacrificio e attenzione. È la forza che ci porta dove c'è bisogno di noi. Passione. È l'energia motrice della nostra missione. La misura dell'impegno profuso verso la sicurezza e il rispetto della vita in ogni scenario. Per esserci sempre. Paolo Pellegrin, per il calendario 2020 della Polizia di Stato. Dalla classe terza A del villaggio Santa Maria Ponte San Pietro è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Hola, yo hoy soy el cameraman. Da villaggio Ponte San Pietro a